La vittoria ottenuta nel recupero contro lo Sporting Terracina ha ridato il primato del girone A della Serie C2 allo United Pomezia. Amici di Mondo Futsal, appassionati di calcio a 5, torna lo sport e soprattutto il confronto, quello vero, quello giocato. Proprio qui il Palenea diventa il palcoscenico. Ancora una volta in una sfida interessante, la prima contro la terza, vale a dire la formazione che guida il raggruppamento, quella dello United Pomezia, del tecnico Alessio Caporaletti, che quest'oggi sfida l'Eagles Aprilia. Sta per scoccare il semaforo verde, arriva in questo istante il fischio d'avvio ed è lo United Aprilia a gestire questo primo pallone con De Simoni, che si libera pronto per rimettere in mezzo, poi subito la deviazione da parte di Pignazzi. De Simoni tenta anche l'imbucata, poi ci ripensa Moncada, prova anche a forzare, prova anche il tiro e subito prova a mettere paura del United Pomezia, pronti per la fase di riscaldamento. Moncada si accentra, prova anche ad andare a colcare il tiro, palla che fa di poco la barba al palo. Pignatiello, Vesino, gli si fa incontro Pulvirenti, subito il primo entrato, intanto c'è Abate che tenta di andarsene, il tiro, la risposta di Quercio. Avanti Rozzi, scodella in avanti, va a pescare De Simoni, la mette giù, poi il tiro col Dagelli, ci mette una gamba. Pignatiello recupera, poi Moncada, De Simoni, una serie di finte, prova ad andare a calciare, fuori di poco. Vesino scappa a De Simoni, se ne va per vie centrali, poi lo scambio con Abate, il tiro, il vantaggio di Christian Vesino, un piattone l'ha messa praticamente alle spalle di Guercio. Abate, un ottimo assist per Pignatiello, poi lo sbaglio da parte di Pulvirente, recupera subito Abate che se ne va, il diagonale, prova il piattone, ribattuto da Vesino, adesso c'è subito il capovolgimento di fronte con l'Eagles Aprilia che tenta di rendersi pericolosa. Abate, poi Giardina verso Abate, ancora all'indietro, interviene anche Sacchetti, poi si sposta Pignatiello, fa tutto il campo, Sacchetti centralmente colpisce il giovane De Simoni, una serie di finte, poi scambia De Simoni, il tiro, trova soltanto l'esterno della rete. Giardina con la suola, viene avanti, guadagna campo, poi calcia e col Dagelli allontana nel roster di Gerardo Iannacconi. Calcio di punizione, c'è Pignatiello, prende la rincorsa direttamente a rete, di poco sopra la traversa, va a piazzare la barriera a due uomini, c'è De Simoni che in spaccata Cimini fallisce il tapin. Moncada, ma crediamo seriamente che proverà direttamente a rete, lo fa e poi c'è la deviazione, poi apre per Todisco, perde il pallone De Santis, anzi De Simoni, De Simoni prova a farlo ma ancora Vesino che riesce a dare indietro ad Abate, poi Sacchetti, De Santis, Moncada, Simone, il pareggio dello United Aprilia, pasticcio difensivo dello United. Adesso Vesino si porta in avanti, va anche a calciare, la risposta, poi subito capovolgimento di fronte, la scivolata di Sacchetti anche brutta, non c'è fallo. De Simoni ci prova dalla distanza, non trattiene col Dagelli. Intanto ha ripreso il gioco Sacchetti, la finta con il corpo di Abate che se ne va per vie centrali, prova anche a sparare, c'è la deviazione sia da una parte che dall'altra, c'è Abate, la risposta di Quercio, allontana il pallone, se ne va Moncada, sempre Moncada con il pallone tra le mani, spara, trova il palo, la fiondata rabbiosa, c'è Sacchetti al posto di Pignatiello, poi il recupero da parte di Rozzi che scivola via, se ne va ancora in mezzo, la risposta poi di Coldagelli, Rozzi, De Simoni con il piattone, palla che lambisce il palo, Rozzi, De Simoni centrale,
De Santis in mezzo, Simone mancata da solo, ha soltanto appoggiato la palla in rete per il vantaggio del United, dello United Pomezia. Poi tenta Pulvirenti di andare a catturare il pallone, glielo soffia e invece De Simoni, strattonato da Todisco, prova ancora De Simoni, ancora il tiro, trova soltanto l'esterno della rete. Ancora United Pomezia con De Simoni, serie di finte, se ne va, poi lascia all'indietro per Moncada, pronta a calciare, lo vuole fare, lo fa, fuori di poco. Vesinu, gli si va incontro Pulvirenti, non riesce a prendere il pallone, De Simoni recupera la palla, ancora United Pomezia, Pulvirenti, la palla in mezzo e arriva il gol di Simone. De Simoni merita tutti gli applausi del Palenea perché è lui che ha iniziato questa splendida azione. Babusci, subito Vesino incontro, recupera Sacchetti, ancora Vesino, fa tutto da solo giustamente, va anche a calciare, però è troppo alta. Recupera il pallone Giardina, poi ancora Moncada, se ne va da solo, gli colpisce, poi la ribattuta, viene su, lascia Riolfo che si fa soffiare un pallone da Moncada, ancora colpisce, la risposta di Coldagelli, gli toglie il pallone, poi sbatte proprio sul giocatore, ancora deve vicino, subito il capovolgimento di fronte, diagonale per Abate, piruetta e poi il tiro, la risposta di Guercio e poi sul secondo tiro da parte di Riolfo, la palla che finisce fuori, ci prova, poi pallone ribattuto, è De Simoni, si invola da solo, poi si accentra da Cimini, in mezzo Simone, De Simoni, 4-1 United Pomezia. Per l'Igor Saprilia, Sacchetti, il tiro di Sacchetti, la ribattuta di Guercio, Riolfo allontana il pallone, poi c'è il gol di Simone, De Simoni con il tacco mette a sedere Coldagelli, c'è il fischio, Rozzi prova, Coldagelli si oppone, Sacchetti e arriva il triplice fischio finale, lo United Pomezia mantiene la vetta della classifica battendo l'Eagles Aprilia per ben 5 reti ad 1.